Addentriamoci nella porta. Allo, c'è nessuno? Aslatiel di Mirra? Oh, tutti cazzo! Da Mirra arrivano. È vero, oh, merda! Dimenticare la sorella. Non volevo uccidere tua sorella! Questa giacca me l'ha data lei! Prima di... mi ha detto uccidimi perché non voglio più vivere in questo mondo di me... Ai! Basta, eh! Ma veramente, Aslatiel, parliamone! No, veramente, io non... Vabbè, muori. Grazie. Mi dispiace, Aslatiel. No, ti manca solo il babbo e la mamma. Hai massacrato la famiglia. Andiamo ad ammazzare qualcosa! No, però aspettate, ragazzi, perché mi inquieta quello che c'è. Perché sta cosa si muove? Scopriamolo! Magari no. Uomo, donna! E beh, effettivamente i messaggi dicono... Comunque è fortunato. Esatto. Ma gli possiamo tipo dare fuoco, non lo so. Fuoco? È la mia specialità. E ignifugo, mi spiace. Ma che cosa qua dentro ci deve essere? Ci sono tre lucchetti, vabbè. Se colpiamo i lucchetti, no, vabbè, non penso che sia così realistico. Oh, penso. Chissà. Apriamo la porta. Apriamo la porta, vediamo che cosa ci aspetta. What the fuck? Siamo nel museo di storia naturale di Drang Lake. Ma come? È un bel T-Rex. Un drago che si è schiantato dal cielo, gli hanno ricostruito la struttura di sopra, che cazzo? Ma che poi vorrei capire come ha fatto a cascare qua dentro se c'è ancora il tetto intatto. Gli hanno ricostruito di sopra dopo. Sì. Che lo sono, come monumento, non può essere. Si è mosso! Oh. Che cazzo! Salve. Ho capito cosa fa, pietrifica quel pezzo di merda! Porco giù! What the fuck? Rivocatemi! Non è che pietrifica, proprio ti spacca a metà, è diverso! Sono stato divorato da un T-Rex! L'ho visto in diretta! Nel caso qualcuno se lo fosse perso, perché era andata a bere. Mi piace il tuo simbolo che ti invoco. Ok! Sono vivo! Sei vivo! È stato rievocato qui davanti. Ma adesso stavo dicendo, stavo giocando a basket. Guarda, è la stessa posta del giocatore da basket quando sto tirando la palla. Vabbè. Non voglio sapere cosa c'è là dentro, andiamo avanti. Allora, possiamo... qua sotto oppure là sopra. Comunque vai avanti tu. Grazie. Dopo che ti ho fatto mangiare da un T-Rex gigante. Una leva. Una nebbia. Una nebbia? Quale nebbia? Tu tira la leva. Vola, ha tirato la leva, hai veder. Che? Ho tirato una leva. C'era una leva in mezzo a una stanza. Cos'è? Picchia. Forse non l'avresti dovuto fare. Addiretti. Oh, merda, ha tirato la leva, Evder. Addiretti. Ma scusa, ma se c'è una leva, io la tiro. Non è che non ho capito. Addiretti. L'ha messa lì apposta. E questo chi è? Ah, tu qui finalmente. Ho cercato per tutto il gioco. Mi piace che il gioco prima ti prepara 3 miliardi di messaggi. Non aprire, non attirare. Aspetta, fammi ascoltare quello che dice. Non sfuggirai mai a lui. Chi? A questo, a Navlan, lo stregone reale. Belle proprio le vesti che vende. Veste da strega nera.
Prova 16. Questa è l'astrologo. Mark, vuoi la veste dell'astrologo? È un po' femminile, però. No, grazie, sto bene così. Vabbè, signori, io semplicemente ho tirato una leva. Che cazzo può succedere di così brutto? Hai liberato. Su Dark Soul, anche un'azione semplice come tirare una leva può avere effetti catastrofici. Ti dico solo una cosa: sai che c'erano proprio tutti i messaggi non tirare, non tirare, non tirare. Non c'erano messaggi non tirare. Non li abbiamo letti i messaggi non tirare. C'erano. C'erano se parlava prima l'NPC, ma è andato diretto sulla leva. A ogni modo non li hanno messi i giocatori, li hanno messi proprio gli sviluppatori. Esatto. Oh, mamma mia. Come hanno messo gli sviluppatori? Esatto. Mi stai prendendo per il culo? No, no, sono serissimo. Infatti non li puoi nemmeno votare. Non li puoi votare, sì sì, no. Sono persone, sono messaggi messi da dei developer. Va bene. Adesso sono l'ultimo messaggio davanti alla leva diceva non osare. Addirittura. Che cazzo? Ma che cosa? Vi ricorda qualcosa? Il cavaliere dello specchio. E che diavolo ci fanno questi stronzi qua? Invochiamo... Ah, potremmo invocare i giocatori? Sta dicendo questo? Interessante. Ma che stai di? No? Questi sono nemici. Sì, dica i giocatori. Ma c'era un altro, qua c'era un altro wall. Ah sì, ma sono delle seghe. Perché sono NPC. Sa, dovrebbero essere giocatori. Siamo sempre 3 contro 1. Vedi che con una lancia nel sole se ne vanno a venire tranquilli. Ma ne esce un altro. Allora, ammazziamoli tutti, non lo so, così tanto per. Sembra una buona cosa. Tanto siamo in 3. Cosa vuoi che ci faccia, insomma? Indietro. Cambio arma. Ah, ma continuano a spawnare all'infinito forse questi qua. No, ok. C'è più. Dico di no, vabbè, comunque saliamo dai ragazzi. Ah, di qua si sale anche dal centro. Voglio vedere, li ho assaffati al... Wait. Quello era un ippopotamo. No, ippopotamo. No. Guarda che tu sei la mia cavia, quindi... Rompilo in caso. Magari puoi usare il sasso lì, il bastone vecchio. L'ho profumato del passato, che dite, lo uso? Se vuoi risvegliare un ippopotamone gigante. Non lo so, se c'è qualcosa di valuable qua dietro, forse un farò. Beh, io preparo una tempesta. Eppure io là dietro vedo qualcosa, tipo qualcosa che si muove là sopra. Tipo una rana gigante di quelle che pietrifichi. Sembra che vedo gli occhi. Vabbè, uso il ramo del passato e me ne vado indietro. Ma che non farvi mangiare, ragazzi. No, appunto. Due marate, basta. Vabbè, non problema, ti vengo a prendere. Grande dio di Urudur! Fanculo! Sto prendendo gusto a morire, non è vero. Ricordati che ogni morte ti scordi sempre di più il tuo passato. Io? Chi sono? Tu? Chi sei? Ma soprattutto... I tre chi fratelli Sam, Manum, Kisem. Vabbè. Allora, vediamo chi sei questo. Quali fucking shit. Io ho finito le palle di fuoco, per cui devo aggiustarti. È già fallo a tira, io gli lancio la lancia del fulmine migliorate. Dai, un javelin glielo posso lanciare. Che non gli fa niente. Vabbè, non è potenziato. Ma comunque. Visto, l'ho ucciso. Ringraziatemi. Certo. Tu e altri 10 miei miracoli. Però l'hai ucciso. Sono dettagli quelli. Ah, lì si avanza verso. No, ragazzi, non voglio prendere l'ascensore intanto. A me sembra. No, effettivamente non è un ascensore. Ma l'ascensore. Che cazzo sto. Vabbè, scusatemi, sembrava un ascensore. È di sta scala. Ah, si faceva semplicemente il giro largo? Mi state dicendo questo?
Sì, sì, ma in compenso abbiamo ucciso un ippopotamo. Eh sì, un ippopotamo che rinascerà sempre adesso se muoio. E sono morto nel tentativo. Ti ha dato un drop unico. E che cacchio? Ah sì, l'elmo di qualcosa, sì. Ho letto prima di chiudere il messaggio vagamente. E non respawna comunque. Ah, non respawna? Buono, meglio così. Tre messaggi accanto a un chest? Veramente? Sono un messaggio che diceva fai attenzione al mostro, no? Mi sono due fanno ascetici, no? Uno, due. Più che mimic non può essere, cioè non è che esce un psycho dalla casa. Il mimic l'ho ucciso qua vicino. Sì, ma non può uscire uno psycho dalla casa, insomma. Ti ricordo che l'ultima volta che abbiamo giocato a Borderlands 1 mi è venuto un infarto. Vabbè, ma qui non siamo... Io non... Allora, non lo so se tirarlo o no. Vado a vedere se è il caso di tirare. Ma tu la puoi tirare? Posso tirare la lingua del drago? Tira la lingua del drago? Sei sicuro? Di... Guarda se la porta si apre. Allora, aspetta, vediamo che dice il messaggio. No, lo sto tirando io! Porca troia! Vabbè, la tiro io, ah, io sono il capo qui, io no, tiro... No, pazzo! Ma che ho fatto? Semplicemente ho aperto... Ho aperto la porta. Just kidding. Che cosa? Aspetta, aspetta, qua ci vuole un binocolo, Wolf. Cos'è, il re degli ippopotami? Tu sei un ippopotamo. Aspetta, aspetta, no. Binocolo. Lo devo vedere pure io. Oli, 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 oli. Vabbè, un tizio un po' più grande. Godzilla è un tizio un po' più sì, grande. Ma ce n'è uno più piccolo di sotto, però. 750 gabbie. Cosa? Ah, la pietra! Vabbè, ne ho 70, tanto vado a usarla. Si scoprì che attivate una trappola mortale. Accende le luci. Oh, almeno ci vediamo, guardate il lato positivo. C'è qualcosa nascosto qua dietro. Ecco, grazie. Digli ciao quel qualcosa. Grazie, vuole. No. Lo so, Dark, lo so. Come c'è faresti? Qualcosa qua dietro. No. Però il tizio è in una gabbia, cioè, lasciamolo lì. Non è che casca la gabbia e mi schiaccia, tipo, eh. No, perché immaginando il tipo di gioco... Qua c'è una porta. Oh, cazzo! Oi! Ti diverti proprio ad aprire le finestre, i quadri. Eh sì, no, non sai mai quale nemico si possa nascondere dietro un quadro. State attenti, bambini, a casa quando avete i quadri. Osso di drago pietrificato. Tutti i bambini che... Ma uno dice farlo più avanti. Prova. Abbiamo trovato il laboratorio di Piton. Porca puttana, è uguale. Piton, quello di... Si ho capito, ma cosa... non so, mi ricorda una scena di Harry Potter, sto volta. Scendi le scale, Wolf. Scendi le scale. Scendo le scale, scendo scale, vabbè. Sì, ho come l'impressione che mi sto perdendo mezzo mondo, però va bene. Ah, qui ci sono le cavie da laboratorio. Io non mi ci butterei in mezzo, ragazzi. Ovviamente Zaffo cosa fa per la porta. Grazie, Zaffo! Va bene, uccidiamolo. No, no, non la chiude! Porca vacca. No! Che nessuno muove un muscolo! Sembrano tipo dei coccodrilli geneticamente modificati. Aspetta, sto liquido... Ah sì, questo è quello che rovina le armature. Mi devo mettere in mutande per raccogliere i soggetti, veramente? Sì. Ma perché me lo state dicendo con tanta felicità? Non è che mi spunta tipo un mostrone sott'acqua, vero? Ma intanto ti vediamo in mutande. Sì, solito felicità. Avete detto che le armi non si rompono, no? Le armi e gli anelli. Anche le armi? Sì.
tutto si danneggia. Mi devo togliere armi, anelli, tutte cose. Tutto. Va bene, sono completamente nudo. Zaffo, che stai facendo? Niente. Ma perché io sono così stronzo da fare ste cose? Ho paura. Una chiave di... shit, che cosa? Chiave di Albia. Dark, cos'è quello? Cos'è quello cosa? Aprite sta porta! Aprite la porta! Oddio, paura! Che cosa? Non c'era niente, stronzi, mi avete fatto cagare per niente. Là sopra c'è una bestia. Là sopra? Là sopra. What? Ma che cacchio l'aveva visto? Dei cadaveri ammucchiati. Vabbè, un attimo che mi rivesto, non guardatemi mentre sono nuda. Va bene. Vabbè, sono vestito, manca qualcosa? No, tutto a posto. Ok. Non mi ricordo gli anelli che avevo messi, però è un problema. Metti quello della sopravvivenza e il resto non importa. Com'è l'anello della... Ah, sì, giusto. Ah, non ce l'avevo nemmeno equipaggiato, ora che ci penso. GG. Il dio qual era? Kremel, giusto? Sì, ok. Ok, possiamo andare. Ah, giusto, mi sono scordato di equipaggiarmi lo scudo. Quello direi che è molto importante. Allora, tornando a noi, non c'era nessun falò messo lì. Qui c'è un'altra porta, però. Aspetta, ma Zaffo è ancora là sotto? Ah, ok. Che stronzi, più nascosto me lo potevano mettere, Oh, sulle scale. Va bene, ok. Almeno sappiamo che possiamo rinascere da qui. Non so esattamente come si fa a tornare indietro, però va bene. Ah, ho usato la chiave di Aldia, quella che ho preso prima. Allora, questi sono duri, non li one shot mica col backstab, Porca vacca. Ci penso io. Non sono tipo delle sale di tortura che passano tipo pale rotanti qui. Sembrano tipo delle... E questo? Vabbè. Sembrano tipo delle strutture in cui facevano esperimenti su creature. Cos'è? Il laboratorio segreto del re. Basta. Sono morti. È partita. Wow. Perché delle scritte? Canta dei... Un rado a rotolare, ah ok. Ma no, perché c'era un oggetto dietro al cassone. Vabbè. Vedo una coda. Dark, prego. Porco. Vabbè. Vabbè. Così si fa. Dark, non mi morire adesso perché non so come venirti a prendere. Lasciamo morire Zaffo, va. Buono. Adesso abbiamo una porta lì, una porta qui, una porta là. Un'altra di questi cosi che si muove. Ma che c'è qua dentro? C'è porta. Ah. Oh mio Dio, i giganti! Sono giganti. Budella di giganti. Sì. Abbiamo confermato che questo qui era il laboratorio in cui sperimentava il nostro caro amico re. Masse di cadaveri di giganti. O quello che credo sia il re che ha fatto questa roba. Vabbè. O i siti senza scaglie, non so. Sì. Dovrebbe essere morto. In realtà abbiamo saltato un portone, ma poi... Interessante. Fate niente? Oh cazzo! Ma che... Levatevi! Bene.
Navlando lo stregone reale? Sì, io mi farei indietro. Dov'è che l'ho già sentito? Te l'aveva detto quello là, che l'hai liberato. E non ti libererai di lui. Quindi sarebbe lui il problema della leva? Sì. Tra l'altro non ci possiamo curare perché c'è l'invasore. Andiamo. Ah! Dannazione, abbiamo perso Dark. Vediamo come te la cavi con la mia lancia del sole, pezzo di merda. Che cosa? C'era un fantasma 11001? E Zaffo è morto pure? Grandioso. Forte questo, mica. Vabbè, qui c'è la nebbia dove ci sarà il boss. Molto bene. Ok, vengo a prendere. Dark, dici che mi sono perso una porta, quindi? Qua. Qui è la faccia della porta. Però è chiusa. Per rapire questa c'è un trucco. Vero? C'è un trucco, bisogna usare la testa. Liberiamo il Beemoth, no? Sì, Dark. Ah. Veramente? Cioè, devi usare la testa nel senso che gli fai in modo tale che lui usi la testa per sfondarlo. Non esattamente lui, ma avete notato che gli ippopotami hanno sfondato ben tre muri, vero? E quindi devo utilizzare quell'ippopotamo? Liberare no. Quell'ippopotamo. Sì, no, sì, quello. E come lo libero questo ippopotamo? Lo agri. Ah, direttamente si butta giù. Ah, spostatevi, ci penso io. Vabbè, ci pensa Zaffo. Porca boia! Dite che ci ammazza oppure riusciamo ad aprirla con tranquillità? Beh, entrambe. Ippopotamo, vieni qui! Infatti c'è scritto prova grasso. Clone. Prova grasso. Forza ippopotamo! Dai, da bravo così. E vai a spostarti. Ok. Perfetto. Ora uccidiamolo. Più facile a dirsi che a farsi forse. Ok. Touché, Zaffo, touché. Good job. Bella. Sì, se ti sposti anche dal cesto così lo posso prendere. Il mio personaggio non balla, grazie. Ok, cosa c'è dentro? Corazza deforme, un'arma. Perché si chiama corazza se è un'arma? Prova a usarlo e scopriamo. Perché l'arma faceva parte di una corazza che ora è un'arma. Ma era una corazza. Porca vacca! Alla faccia del randello. È uno spazzolino da denti fatto con dei Dark, denti. Tu dovresti riconoscere qualcosa in quello. Oddio, no. 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 Dark, è il tuo spazzolino da denti. È vero, quando ero piccolo. Ah, quando eri piccolo? Non l'avete fatto, vero? Sì, beh, l'avete fatto. Sì, l'abbiamo fatto. Ma... siamo anche per così. Maledizione. Aia! Oh, grandioso. Siamo aggrati mezzo mondo. Mi chiedo cosa fosse quell'essere. Tipo un gigante martoriato. Ancora in vita. Una creatura sfortunata. Ad averci incontrato. Ah, per quella è sfortunata. Esatto. Ok. Molto bene. Beh, non è rimasto niente in vita, possiamo andare.
È rimasto effettivamente lui in vita. Ah. E prima ha fatto un po' una strage. Qualche zaffo. Che far bagnare. Ok. Ottimo lavoro. Preparatevi, ora viene il bello. Ah sì? Il bello nel senso che arriva la morte? Oh shit, che cosa? Ma... Beh, vuol che tu non ti guardassi intorno, non avevo dubbi. Siamo usciti dal... Sì, ho capito, siamo usciti. Cosa sono ste torri? Sì, effettivamente è una foresta di... Una foresta pietrificata. Va bene. Qui c'è un'enorme gabbia. Un cazzo, come al solito. Un'enorme uccelliera. Sembra quello di Jurassic Park. Vabbè. 3 o 4. Esatto, da. Cosa c'è dentro l'uccelliera? Cosa? Un drago! Beh, una viverna. Ma questa è la viverna di Dark Souls 1. Holy shit. Vediamo se le fiamme... Aia, le fiamme fanno male uguale, porca troia. Come le schivo ste fiamme? Sta andando benissimo. Ma come sta andando benissimo? Corpo wall, mamma mia. Aiuto. Dice che si può tagliare la coda? Dici che ci può mangiare? Sì. No, amico mio, non mi scappi anche se sarà sopra. Casca giù. Stronzo. Drago arrosto stasera. Esatto. Becca di questa, stupido drago. Drago, secondo me è una viverna, stavamo per parlare di traduzione, porca sì, droga. Traducono male drago in viverna. Cioè, viverna in drago. Ah, era messa in gabbia però, cos'era il cuccioletto di U? Bello, cos'è? Stanno facendo solo le cascate, la fine del mondo. Effettivamente il paesaggio è molto suggestivo, bisogna ammetterlo. Ma soprattutto com'è che ci siamo arrivati fino a... Vabbè, non voglio sapere come funziona la logica di sto posto. Bello, grazie. Ah, trovo i tizi del tempio, si trova il maestro Muten. Quando è lungo questo ascensore? Oh. What? Ah, ecco la porta. Cioè, ma che è una stanza chiusa? Oh. Cosa? Quanti? Che cosa? Mille! No, no, ragazzi, mi potete dire sta cosa? Ma dov'è il falò, ragazzi? Tu che ci fai qui? Come cazzo ci arrivi in sti posti, porca troia? Bearer of the curse. In realtà, long have I awaited one such as you. One who might shatter the shackles of fate. Aspetta, sì, adesso sto ascoltando. One who can set me free. Possa liberarti? Bearer of the curse. It was my own manifestation that led you here. What? The ancient dragon has watched over the world for eons past. Take this. What? Do not resist. The dragon welcomes you. Ma che sta dicendo questa? Sto capendo più niente, la mia mente è troppo piccola per capire queste cose. E non solo. Ma sto andando nella tana del lupo. Ma non ce n'è falò. Ah, eccolo.